Milano, 17 maggio 1972. Come ogni giorno, Luigi Calabresi si prepara per andare al lavoro. Ha 35 anni. Da 3 anni è sposato con Gemma. Hanno 2 figli, Mario, 2 anni, Paolo, 1 anno. Fra pochi mesi nascerà il terzogenito. Poco prima delle 9:15, il commissario Calabresi saluta la moglie e chiude la porta dell'appartamento. Subito dopo rientra, vuole cambiarsi la cravatta, si toglie quella rosa e ne indossa una bianca. Questo è il simbolo della mia purezza, scherza con la moglie, riferendosi alle accuse che gli vengono rivolte. È preoccupato Luigi Calabresi, ma in casa cerca di mantenere un'atmosfera di tranquillità. Teme per la sua vita. Da oltre 2 anni è vittima di una violenta campagna diffamatoria. Il giornale Lotta Continua, settimanalmente, pubblica vignette ed articoli dove Calabresi è definito come l'assassino di Pinelli. Sui muri di Milano sono comparse decine di scritte Calabresi assassino. Alle 9:15 Luigi Calabresi esce dal portone della sua abitazione in via Cherubini 6. Attraversa la strada e si dirige verso la Fiat 500 azzurra di sua moglie. A pochi metri di distanza è parcheggiata una Fiat 125 blu. A bordo 2 persone. Dal lato passeggero scende un uomo sulla trentina, capelli biondi. Cammina verso il commissario. Calabresi si accinge ad aprire la portiera. Non si accorge dell'uomo, che giunto alle sue spalle ha estratto una pistola. Spara 3 colpi. Un proiettile raggiunge Calabresi alla schiena, 2 alla nuca. Calabresi cade a terra. L'assassino raggiunge di corsa la Fiat 125 che riparte verso il centro. Dopo pochi minuti arriva la prima volante della polizia e l'ambulanza. Calabresi è trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo. Morirà pochi minuti dopo il suo arrivo. In casa Calabresi la signora Gemma non si è accorta di nulla. L'appartamento affaccia sul cortile interno. Alle 9:30 arriva la nuova donna di servizio. È il primo giorno di lavoro ed è già in ritardo. Mi scusi signora, ma c'è una boggia qua giù. Hanno sparato ad un commissario. La signora Gemma si allarma, chiama in commissariato. Le indagini sono coordinate dal procuratore capo De Peppo. Non si esclude alcuna pista, sia quelle rosse che quelle nere. Dopo pochi giorni gli inquirenti indagano anche all'estero, in Germania. L'attenzione è rivolta anche verso i movimenti extraparlamentari di sinistra. Il giornale di Lotta Continua definisce il delitto Calabresi come un atto in cui gli sfruttati riconoscono la propria volontà di giustizia. E, citando una canzone della Comune di Parigi, aggiunge: «La giustizia del popolo è lenta ma arriva». Nel 1988, la svolta. Leonardo Marino, ex militante di Lotta Continua, si reca spontaneamente presso una stazione dei carabinieri. Confessa. Lui è uno dei 2 uomini che ha ucciso il commissario Calabresi. Era alla guida della Fiat 125. Fa il nome del suo complice, colui che materialmente sparò e uccise il commissario Calabresi. È Ovidio Bonpressi. Come mandante dell'omicidi, indica i nomi dei 2 leader di Lotta Continua, Adriano Sofri e Giorgio Pietro Stefani. Nel 1990 ha inizio un lungo iter processuale che, caso più che raro, porta alla pronuncia di ben 13 sentenze, al termine delle quali furono confermate le condanne a 22 anni per Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani e 11 anni per Leonardo Marino.